Per un campione, un perfetto allenamento fisico è fondamentale, ma non è tutto. Per salire sul gradino più alto del podio, occorre anche una corretta preparazione mentale. Per questo c'è Roberto Re, il Brain Coach. Leone Barbaro, classe 1993, è pluricampione del mondo di canottaggio. Si sta preparando per le prossime Olimpiadi di Rio del 2016. Ottenere risultati eccellenti in una prestazione sportiva, così come in qualsiasi prestazione quotidiana, richiede metodo, richiede strategia, richiede alcuni passi fondamentali che devono essere toccati uno dietro l'altro per poter ottenere il risultato che desideriamo. Oggi vedremo quali sono questi elementi insieme a Leone Barbaro, un atleta che è campione del mondo di canottaggio, abituato a dare prestazioni eccellenti. Vediamo insieme quali sono questi punti. La prima caratteristica fondamentale per realizzare un risultato è aver chiaro in mente l'obiettivo, sapere esattamente dove vogliamo andare, cosa vogliamo ottenere. E quando dico esattamente, intendo proprio esattamente, cioè l'obiettivo deve essere chiaro, preciso, definito, concreto. Leone ha un appuntamento fondamentale nel suo prossimo futuro, che sono le Olimpiadi di Rio, e sarà non in questa ma nella prossima stagione, quindi probabilmente il suo obiettivo, immagino, sia essere presente a Rio, giusto? Esatto, Leone? Esatto. Okay, essere riuscire a confermarsi per andare. Ma ovviamente questo è l'obiettivo 2016, in questa stagione avrà delle cose ben specifiche da fare, quindi suppongo che tu abbia alcune gare ben precise sulle quali ti focalizzerai. E probabilmente anche un tempo ben preciso, magari, che vuoi arrivare a fare quest'anno. Esatto, un esatto. Risultato, una prestazione ben sempre preciso. Per migliorarmi. Anche perché se io non so dov'è il traguardo, quante possibilità ho di tagliarlo. Per cui prima cosa devo sapere cosa voglio fare, quando, in che tempi, avere possibilmente delle scadenze, cioè avere ben chiaro qual è l'obiettivo, quando raggiungerlo e che cosa voglio specificatamente portare a casa come risultato. Dopo aver messo a punto e in chiaro l'obiettivo, abbiamo bisogno però di una strategia. Nel senso che il secondo punto importante per realizzare un qualsiasi risultato è la fase della progettualità. Devo avere una strategia, ossia avere degli step ben precisi da seguire. Devo sapere cosa devo fare, quando e come. Quindi è evidente che per un atleta come Leone non è che viene improvvisato l'allenamento. Insieme al suo coach ha preparato sulla carta tutta quanta la stagione, sia dalla preparazione prima per arrivare a fine anno aver realizzato gli obiettivi che si sono prefissati. Quindi allo stesso modo come avviene per un atleta che programma esattamente nel dettaglio tutta la stagione, qualsiasi sia l'obiettivo che hai in testa, devi prenderti qualche momento di tempo per vedere cosa fare, come farlo, avere una strategia da seguire. Avere un obiettivo, avere una strategia, ma nulla serve se non crediamo fortemente in quello che andremo a fare. Ossia, se nel momento in cui mi pongo un obiettivo c'è una vocina dentro di me che dice tanto non ce la farai mai, avrò zero speranze di poterlo realizzare. Quindi la terza componente fondamentale è credere in ciò che facciamo. E credere vuol dire proiettarsi mentalmente in quello che andremo a fare, vedermi mentalmente a Rio, ad esempio nel suo caso, e essere totalmente coerente e congruente con quell'immagine, con quell'idea, sentire che quello è il mio posto, credere che è veramente un qualcosa che posso fare e che posso realizzare. Ed è ovvio che quanto più l'obiettivo è alto, quanto più l'obiettivo è ambizioso, più è facile ed è naturale ed è umano che vengano fuori delle paure, che ogni tanto ci sia la paura di non farcela, di non essere all'altezza. Sono sicuro che un obiettivo così ambizioso come le Olimpiadi, esatto, e così selettivo, sì, sì, ogni tanto possa far venire fuori, no? Un po' di incertezza, di paura di non farcela. Questo è assolutamente normale. La fiducia in sé e la convinzione dei propri mezzi è l'elemento principe per poter ottenere risultati e prestazioni eccellenti. Leone torna agli allenamenti in vista delle prossime Olimpiadi. Roberto Re, il Brain Coach, torna la prossima settimana.